Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati qui sulle campagne di Francia, Farming Simulator 22. È passato un altro inverno, è passato un altro annetto e siamo a Marzetto, a Marzino siamo. Allora, l'erba qua sta ricrescendo piano piano, abbiamo raccolto le barbabietole, iniziato la produzione di zucchero, fatto fieno a giorno ovviamente, guardate qua che bella scorta che abbiamo fatto e siamo appunto a Marzetto. Ora dobbiamo riseminare un po' tutte quante le colturette, quindi dobbiamo siamo in fase di semina di dobbiamo seminare. Allora ci serve la paglia, quindi gli diamo stavolta, però cambiamo, stavolta facciamo l'avena, quindi siamo in semina di avena. Poi facciamo avena e facciamo anche di nuovo barbabietole da zucchero. Questi sono i nostri campi a sbarbabietolozze da zuccherozzo. Dove stanno i campi delle barbabietole? Qua dietro ragazzi, là dentro ancora montagne di merda, sempre come al solito. Questi sono i nostri campi che ci avevano prima le barbabietole, che vanno comunque incalciati, arati, eccetera eccetera, perché sono rimasti insomma fermi tutto l'inverno. Anche questi sono rimasti fermi, adesso insomma è periodo di semine, però insomma volevo cambiare un po' i mezzi. Il nostro Hurliman, anche se l'abbiamo usato pochissimo, lo vendiamo ragazzi, lo vendiamo così solo per cambiare trattori, niente di che, visto che ci abbiamo i soldi per investire, diciamo. Allora, 246 cavalli, lo vendiamo e vediamo un pochettino i signori dello shop. Innanzitutto risettiamo la store delivery, vediamo un po' i signorini dello shop che cosa ci propongono. Ci abbiamo un Deutz usato qua, dov'è? Oh, dov'è il Deutz? Ho visto che ci abbiamo un Deutz usato, ma che ce famo, raga? Che ce famo? 247 cavalli, famo qualcosa... o qualcosa di più sostanzioso, amici miei. Allora, beh, troppo grosso qua tutto ciò. Non è che siamo sulle mappe americane. 300 cavalli ci possono anche bastare. Il class è bello, il class. Il T8 Genesis è bello. Bello il T8. Il John Deere 8R, bello. Il class Axion. Questi sono trattoretti che potremmo anche acquistare, ad esempio un bel 8R con 326 cavalli, versione europea, con il 3 punti davanti, 326, 285.000 euro, e vai, guardate che spettacolo. Adesso con 326 cavalli credo che noi ci possiamo anche addirittura permettere di vendere, questo ci serve, troppo grosso l'altro aratro. Quindi adesso ce ne andiamo in farm e portiamo il nostro nuovo John Deere paccato di come si dice, nuovo di pacca, o anche paccato, no? Paccato da noi si dice quando una roba è nuova, no? Spaccato è quando io vado nei fossi con i trattori, paccato, nuovo di pacca. Poi l'abbiamo usato pochissimo l'Hurliman proprio. Allora ragazzi, lì c'è lo zucchero, bisogna adesso venire a caricare lo zucchero assolutamente, e intanto portiamo in farm il trattore nuovo e poi dobbiamo venire a caricare lo zucchero e iniziare anche le nuove produzioni. Qualcuno mi ha detto compra il biogas, ma sinceramente ragazzi non è che sono molto interessato in questa serie a mettermi a fare il biogas, non è una roba che mi interessa tantissimo. Semmai mi interesserebbe di più buttare giù, comprare un'altra zona e buttare giù magari una nuova zona dedicata ai maiali. È una cosa che mi stuzzica di più a sto punto. Allora, innanzitutto il trattore nuovo in farm. Eccolo qui. Trattore nuovo in farm, eccolo qua. Poi per andare a vendere, mi avete detto, dice, io pensavo che il 180 era più potente, invece mi avete detto no, prendi il 110 che va più veloce. Quindi adesso ci carichiamo, ci attacchiamo dentro il carrellone e andiamo a prendere lo zucchero che ci serve in farm per fare i vari tipi di yogurt. Tanto abbiamo tutto vicino,
non è che è un problema. E poi vendiamo un po', no vabbè, a vendere vendo il live, iniziamo un po' a lavorare i vari campi. Allora, i campi a frumento si possono già iniziare a seminare, quindi mettiamo un trattore a lavorare, ad arare i campi che erano a barbabietole. Sicuramente lo faremo col John Deere nuovo. E poi mettiamo il Fiat a seminare, mettiamo l'operaio, tanto cosa potrebbe andare storto con l'operaio? Cosa potrebbe andare storto, raga, con l'operaio? Niente potrebbe andare storto. E si parte, e si parte. Allora, andiamo a caricare lo zuccherino. Basta un poco di zucchero. La produzione di yogurt parte. La produzione di yogurt parte. La produzione di yogurt parte. Per il momento facciamo solo yogurt bianco, zuccherato. Poi si avanzano le mele, perché comunque il succo di mele credo che paghi di più dello yogurt della mela, se non vado errato. E sto a fare. Credo che paghi di più, eh. Mo vediamo i prezzetti, l'andamento dei prezzetti. Ci dovevo venire in retromarcia qua, raga, perché... Oh, sto a sfornare tutto. Sfonno tutto. No, conveniva venirci in retromarcia. Avete ragione, io lo so che io ve sento che lo state a dire. Ma vacci in retromarcia, ci avete ragione. Non ve... eccitate troppo, ci penso io. Ok, riscarico e ricarico perché non mi si è caricata bene. Ok, c'è altro zucchero? Sì che c'è altro zucchero, due. A posto. Tutti in farm, è un carico un po' stro, però andiamo. Come dei furetti. Un'altra cosa che volevo fare era un oliveto. Butta giù, comprare un pezzo di terreno e butta giù anche un oliveto. Ma quello lo faremo magari nel prossimo gameplay, perché non è che possiamo fare tutto in un quarto d'ora, insomma. Allora, torniamo in farmetta. Raga, come vi ho dimostrato, su farming, se volete fare i soldi, dovete attivare le produzioni, dovete investire in produzioni. Vi andate a vedere il listino dei prezzi, guardate quali sono i prodotti che, diciamo, pagano di più, e investite. Quello è il miglior modo per crescere velocemente, economicamente, su farming. Oh, il mielazzo, porca miseria, ho caricato il mielazzo. E voi direte, ma disattivare l'autoload? No, e ho capito, raga, però non è che posso far tutto io, eh. Allora, zucchero, che ci serve esclusivamente qua. Il mieletto mo lo andiamo a vendere. Allora, vediamo un po'. Allora, iniziamo qua. Avenue U Storage, che c'era scritto lì? Allora, iniziamo con lo yogurt allo zucchero. E le mele ancora qua non le abbiamo. Mi fate vedere i prezzi, se paga di più il succo di mele o lo yogurt. Allora, andiamo a vedere. Il succo di mele sui 6.000 e passa, mentre lo yogurt alla frutta 6.000 uguale, non cambia niente. Quindi ragazzi, le fragolette pure, le fragolette. Se potrebbero buttare giù pure delle serre di fragolette, così noi raccogliamo le fragolette e ce famo. Sapete che vi dico? Cambiamo le serre. Non ci servono più tanto le lattughe per fare i sordi, le cambiamo tutte in fragole. Mettiamo le serre in fragole, le mettiamo in distribuzione. Tanto mi dovrebbero andare... No, in distribuzione no, non mi fido. Ho paura che me le manda... Anche se io non c'ho il panificio, eccetera, eccetera, però ho paura. Famole spawnare. Tanto stanno qui, le raccogliamo a mano e le buttiamo dentro a mano. Vai, tutte a fragole. Così facciamo anche lo yogurt alle fragole, che non è affatto male. Ok? Dai, facciamo così.
qua il miele, andiamo che lo riscarico, che poi lo carichiamo a mano. Ah, un'altra cosa vi devo far vedere, ragazzi, prima di cominciare a... Datemi un attimo che qui scarico il miele, poi dopo lo vengo a recuperare. Vi devo mostrare un'altra robina. Fatemi posare un attimino sto carro, se no qui... Mamma mia, raga, io lo so che vado con le forche sul muro. Oh, mamma. Oh, K. Vi devo mostrare un metodo per caricare i pallet con l'autoload, se siete da PC. Visto che il problema dei pallet e dell'autoload è solo interno, ragazzi, cioè non carica interno, in live ho provato a caricarli esterni, cioè dal muro, e funziona. Adesso vi faccio vedere. Innanzitutto tiriamo fuori tutta sta roba e io sono già sicuro che qui esplode tutto. Lo sapevo io. Ragazzi, con la fisica del farming e sta roba non si può fare. Io capisco tutta la buona intenzione, eccetera, eccetera, ma con la fisica del farming sta roba un si può le fa. Datemi un attimo, Maremma. Allora, voi che cosa fate, ragazzi? Vi spostate tutti i pallet verso il muro. Guardate, ve li spostate tutti verso il muro, così. Poi, di qua c'è l'autoload. Lo prendete, lo mettete subito in posizione autoload, quindi lo accendete, lo avvicinate al muro e carica. Vedete? Carica, credo che abbia caricato tutto. Ce ne mancano due. Forse perché è pieno. Ce ne mancano due. Vabbè, li carichiamo a mano. Mettiamo sopra. Capito? In questo modo qui, ragazzi, vi do quest'altra dritta. In questo modo qua. A posto. Ticchete. E adesso andiamo a vendere qua alla bancarella e arriveranno altri bei soldini. Vabbè, così era una piccola drittina per caricare sta robina. Però ancora non riesco a capire il motivo per cui non carica l'autoload di pallet dentro al pollaio. È una cosa che mi è strana, cioè non riesco a capire. I don't capass, come dicono i nostri amici inglesi. Vai. Che so soldini, raga. Dai, stalla dei maiali. Allora, prossime cose, stalla dei maiali. Quindi faremo una farma di vita a maiali. Lo faccio spesso nelle mie serie, mi piace. E oliveto, non l'acqua, l'oliveto con le olive. Adesso usiamo il furgone. Lo lascio qua? No. Aspettate, va, fatemi spostare sto pallet dalle balle. Lo lascio qui. Ok. Lo posiziona. No, facciamo le personcine a modo. E mettiamo adesso un trattore, ovvero il 180 a seminare. Quindi col 180 si va a seminare l'avena immediatamente. E noi utilizziamo il nostro nuovissimo 8R per andare ad arare il campo a barbabietole. La si va. La cacca l'ho venduta tutta, non ce l'ho. Allora, avena. Eccice. Mi raccomando, operaio, conto su di te. Fammi un lavoro certosino, come quello della Galbani. L'avete capita? Certosino, Galbani. Vai, operaio, mi raccomando, confido in te. Signorina, confido in lei, Confido in lei. Confido che la signorina farà un lavoro meraviglioso. E noi ce ne andiamo a provare la nostra meraviglia. La meraviglia. Il John Deere. Meraviglia. Sarà contento il Bana di questo mio acquisto. Ah, meraviglia. Chista si chiama meraviglia. Oh, e noi ce ne andiamo a lavorare.
l'altro campo. Signorina, mi raccomando, eh. Porca zozza, signorina, ho preso di petto il coso qua. Il... ecco, il barattolo di miele. Ok, per sta a guardare la signorina sono andato addosso. Ne conosco di persone che per sta a guardare le signorine mentre guidano hanno fatto disastri, eh. Quindi non è niente di nuovo, insomma, di novello. Tra l'altro, guarda me, c'è uno che si chiama Novello e lo saluto. Ciao Novello. Allora, via. Oh, e andiamo al lavoro col nostro bestione, con la nostra meraviglia. Io questo lo chiamo la meraviglia. Qua non c'ha senso andare dritti, non c'ha senso proprio mettere la GPS, secondo me, su sti campi. Sono talmente piccoli, ma anche storti, che... Ragazzi, io credo che i maiali, se li metto, li metto lì. Lo vedete quel campo d'erba? È attaccato alla strada. Quello è il miglior posto dove metti i maiali. Non i maiali con la G, i maiali. È il miglior posto per mettere i maiali. Per mettere la stalletta, la porcilaia, la porcaia. Chiamatela come vi pare. Credo che sia il posto migliore. Anche se un pochino da spianare, ma la spianiamo. Qual è il problema, ragazzi? Qual è il problema? Il pro de farming, secondo voi, c'ha problemi con l'editor? Io dico proprio di no, insomma. Dico proprio di no. E andiamo, va. Finimo sto campo. Iniziamo l'altro. E ci salutiamo, ragazzi. Domenica, ci salutiamo. Andiamo. Se andiamo a riposare in questa domenica. Ci mangiamo due fettuccine... Due fettuccine... Come ce ne mangiamo? Due fettuccine col sugo di salsiccia. Buone. Anzi, scrivetelo nei commenti qua sotto che cosa vi mangiate oggi di buono a pranzo. Anzi, che cosa vi siete mangiati, perché sto video uscirà nel pomeriggio. Quindi cosa vi siete mangiati? A posto, un campetto l'abbiamo fatto. Adesso andiamo a fare quell'altro. Ovviamente tutto quello che non vedete qui lo faremo in live. Quindi vi aspetto anche sull'altra piattaforma. Vi aspetto anche sul mio secondo canale RobbyMel81 Extra. Venite a trovarmi perché pure lì porto di tutto. E niente, allora ringrazio tutti voi che avete seguito il video, nella speranza che vi sia piaciuto. Ringrazio gli amici abbonati, che sono l'anima, vita, il cuore del canale. Grazie, grazie, grazie. Noi amici ci vediamo al prossimo video. Oh, l'avete messo il like, è importante, eh? Ciao!